Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi continueremo a giocare a Mafia 2 Definitive Edition. E riprendiamo da dove ci siamo interrotti. Oppa, con due conti. Vabbè, ho sbagliato io ragazzi, succede, dai. Succede. Ho poco due. Che ne dici? Qui, questa dovrebbe essere l'uscita. Vediamo un po' ragazzi come possiamo fare a farlo. Ce ne sono ancora 4 ragazzi, però devo stare attento, cosa mi perdo? Devo fare da cavolo. Cazzo? Ce n'è ancora uno.
Vediamo un po' dove devo andare. Devo scendere sempre di più giù, mi sa. Adesso penso di sì, ragazzi. Oppa, K2. Altri di merda ce ne sono. E quanti? Stiamo un po'. Sì. Stiamo un po' nella merda comunque. Mi hanno massacrato. Pensa che mi serve un dottore. Ok, porterò da Il Greco. Ehi tu, scendi! Oh cazzo, correte! Merda il petto. Tutte le volte che respiro, mi sembra di spezzarmi le costole. Tranquillo, il Greco ti rimetterà a posto. Certo, come no? Colpo di tosse è come una pugnalata al petto. Sta zitto, più ti lamenti e più fa male. Senti, Vito, grazie per essermi venuto a cercare. Ti sei quasi fatto uccidere. Ci siamo dentro tutti e due, come sempre. Adesso siediti. Se sanguini ancora sui miei pantaloni, dovrò accoltellarti davvero. Avevo un bel momento per fare lo sparatoso. Sì, ma io devo consegnare quei cazzo di soldi. Ma vabbè. È un fottuto macello, ragazzi. Il 3 sarà ancora più bello. E sto indeciso se portarvelo su PS4. Oh, questa indecisione. Va bene. Proviamo. Senti una mano. No! Ce la faccio. Che faccio coi soldi? Portali a Bruno. Bene. Un problema in meno. Buonasera, signore. Oh, ma cosa è successo? Ehi, Doc. Mi hanno preso a calci in culo. Ma che sta succedendo oggi? C'è già qui uno dei vostri ragazzi. Chi? Credo che si chiami Antonio. Donne Balls, che gli è capitato? Qualcuno l'ha conciato davvero male. Non credo che camminerà di nuovo. Cosa? Sei sorpreso? Troppo sangue. Troppa morte. Questa è la vita che avete scelto. Non avrete fortuna per sempre. Il prossimo potresti essere tu. Basta con la predica, Doc. Hai tempo per curare Joe? Sì, ma dovrete aspettare un po' mentre sistema. Va bene, Doc. Va bene, entrate. Vedete sistemare le cose con Bruno, ok? Vito,
Grazie. Ma certo, tu guarisci. Porca miseria, dove devo andare? Vabbè. No. Vabbè, l'importante ragazzi che abbiamo fatto quella missione che era un po' difficilotta. Poi piano piano ve li edito i video con calma, non perché comunque già ci sono tanti video già da mettere sul canale, quindi. L'ultimo capitolo sarà bellissimo. Ah, è importante che... Porca miseria, dove cazzo era adesso? Ehi, devo vedere Bruno. Hai i soldi? Sì. Allora entra. Sei fortunato, stavamo giusto per andarcene. La speranza che ha. Buonasera, hai i miei soldi? O vuoi forse spostare la scadenza? Eccole qui. Devo ammettere che è una sorpresa. Ho sentito che avete avuto dei contrattempi. Già, è vero. Ho sentito che Henry è morto. Mi è veramente dispiaciuto. Isaac, contami. Allora, è andato bene il vostro affare? Hai avuto i tuoi soldi, no? Giusto, giusto. È solo che l'intera città è stata messa sottosopra. I cinesi pensano che gli italiani li abbiano attaccati e se la sono presa a convinci. Non va bene. C'entra forse con la ragione per cui avete preso questi soldi? Mi spiace, Bruno. Non sono affari tuoi. Oh, grazie, Isaac. Il debito è saldato, pare. Non so nemmeno i problemi. Vito. Vito come? Vito Scaletta. Ah, Scaletta. Conoscevo Scaletta. Ma devo dire che sei molto più bravo di lui a ripagare i debiti. Ci ha pensato sua moglie. Allora sei stato tu a prestare i soldi a mio padre. Tuo padre? Ah, tale padre, tale figlio. Vedo che non approvi. Ma non l'ho certo costretto io a prendere i soldi, no? Così come non ho costretto lui. Se ti serve un prestito, sai dove trovarmi. Certo.
Capitolo 15. Per Aspera ad Astra, Oster Bay, 26 settembre 1951. Non riuscivo a dormire e le cose andavano di male in peggio. Prima o poi la verità sarebbe venuta a galla e avremmo avuto le calcagna a Falcone insieme ai cinesi e Vinci. Non era così che me l'ero immaginata. Sognavo soldi, auto, donne, rispetto, libertà. Immagino di avergli ottenuto tutto, più o meno. Ma assieme a prigione, paura costante e assenza dei miei amici. Avevo ignorato il problema, ma adesso non era. Era solo questione di tempo. Sei pronto? Vito, sarò Eddie. Sta a sentire, devi... Fammi indovinare. Devo raggiungerti subito e devo portare un'arma. No, stavolta no. A capo vuole vederti offline. Ti ho detto perché. No, ma ti consiglio di muoverti. È meglio che non lo fai aspettare. Ci vediamo, Vito. Mi convince. Vabbè ragazzi, penso che l'ho quasi finito con quel gioco. Allora ragazzi, io direi che con questo video ci possiamo salutare qui. Spero che il video ragazzi vi sia piaciuto, come sempre vi chiedo ragazzi se volete iscrivetevi, lasciate un bel like, un saluto da Steph Gaming, ciao ragazzi ai prossimi video.